Una nave fa rotta verso Lampedusa con il suo carico di migranti salvati dai flutti e si ripresenta la contrapposizione che abbiamo visto ripetersi in questi mesi con il ministro dell'Interno Matteo Salvini. La Alan Kurdi si dirige verso Lampedusa con l'intenzione di attraccarvi, malgrado il diniego delle autorità italiane. La portavoce dell'organizzazione tedesca, CI, però, si mostra estremamente conciliante e cerca di smorzare i toni. Non cerchiamo necessariamente una lotta con Matteo Salvini. Per noi è importante portare in salvo delle persone, come nel loro diritto. Ci stiamo dirigendo verso Lampedusa, perché è il porto sicuro più vicino. Poi aspetteremo ulteriori istruzioni dai centri di coordinamento del salvataggio marittimo. Questo a poche ore dallo sbarco di altri 116 migranti dalla nave della Guardia Costiera Gregoretti. In quel caso 5 paesi europei, alcune strutture dei vescovi italiani, hanno accettato di farsi carico di queste persone. Un altro ONG e un altro divieto d'ingresso in acque territoriali italiane, questa volta firmato dal ministro dell'Interno Salvini e dai ministri della Difesa e dei Trasporti. Un caso che si prospetta simile a quello della Gregoretti, con una lunga attesa per capire quali saranno gli stati membri che accoglieranno parte dei migranti. Intanto l'equipaggio a bordo di Alan Kurdi fa sapere che c'è l'intenzione di attendere un'intesa comune, di non forzare il divieto d'ingresso in acque territoriali italiane imposte dal ministro dell'Interno Salvini. Giorgio Orlandi, Euronews, Roma.